questo è il nostro settimo congresso. Noi non facciamo congressi proprio tutti gli anni, facciamo abbastanza di rado, ma quando li facciamo cerchiamo appunto, lo facciamo perché pensiamo di avere qualcosa da dire, insomma, qualcosa da condividere. Allora, l'idea base, appunto, questa volta è proprio la certificazione. Cioè, noi da moltissimi anni abbiamo lanciato il round robin, ovvero il farmacista si sottopone volontariamente a dei controlli, cioè fa delle preparazioni, vengono controllate in anonimo e gli vengono ridati i risultati, e questo gli serve per capire appunto se la sua attività è corretta, mettere anche migliorare magari alcuni aspetti, valutare appunto che l'attività è fatta in maniera corretta. Dopo tanti anni di questa procedura di round robin abbiamo fatto un po' un salto, che era un salto un po' doveroso, cioè quello di dire diamo una certificazione CFAP che dimostra all'utente, quindi al paziente, che questo farmacista volontariamente appunto si sottopone a controlli, a formazione, perché adesso poi le dico la certificazione è basata sia sul controllo sia sul fatto che la farmacia abbia un'organizzazione adeguata e il farmacista abbia una formazione. Quindi sono tre i parametri fondamentali: la struttura, farmacia, la formazione del farmacista che prepara, e la correttezza poi del preparato attraverso queste analisi. Quindi è un percorso biennale, sono i primi certificati li diamo adesso, ma è 2 anni che questi farmacisti fanno questo percorso. Secondo me è importante questo concetto, cioè una volontà del farmacista di certificarsi tramite una società scientifica, visto che SIFAP è una società scientifica, a tutela del paziente. E poi avrà una vetrofania che metterà sulla farmacia, così i pazienti sanno che quella farmacia si è volontariamente sottoposta a questi controlli, chiaramente che sono stati positivi, perché se i controlli sono negativi, ovviamente la certificazione non gli viene data. Quindi questo è un po' il clou, il punto. Abbiamo invitato, ci saranno sia il presidente di FOFI che di Federpharma che di SIFO, quindi i tre presidenti. Ci saranno tutti e tre a premiare, ma non solo a premiare, a condividere questo percorso, anche perché alcuni sono farmacisti titolari, alcuni sono collaboratori, alcuni sono ospedalieri. Quindi abbiamo un po' di tutto, di tipologia di persone che prenderanno la certificazione, perché lo stesso discorso che vale a una farmacia aperta al pubblico vale ovviamente, anzi a maggior ragione, in ospedale. Quindi vogliamo condividere con loro questo percorso e anche valutare se va trasformato, come trasformarlo, come possiamo anche renderlo più appealing, più importante, insomma. Io penso che sia così, no? Il rispetto del pubblico, del consumatore, dell'SSN nel nostro caso va guadagnato. E per guadagnarlo bisogna anche mettersi in gioco e essere disponibili a fare questi percorsi. Vale per la farmacia, per il preparatore, ma varrà a maggior ragione anche per altre farmacie di servizio o altro. Insomma, quindi questo vuole essere un po' una via che noi abbiamo percorso sulla galenica, che è un'attività sicuramente molto critica della farmacia, perché bisogna saperlo fare, però è una tipologia di percorso che secondo me si può esportare anche in altre situazioni. Ovviamente il congresso non è solo questo, perché essendo 2 giorni, questo sono in realtà un paio d'ore, insomma. Ci saranno delle sessioni parallele molto tecniche, le sospensioni per dire, ovviamente la cannabis, perché senza cannabis non si vive, le preparazioni pediatriche, preparazioni sterili, quindi delle sessioni molto molto tecniche. E poi avremo invece delle plenarie con un altro fil rouge che secondo me è importante, cioè la condivisione, insomma il preparato galenico è alla base di un triangolo, medico, farmacista e paziente. Quindi avremo l'apertura proprio al gaudioso come paziente, cittadinanza attiva, poi una serie di medici, pediatra, Società Italiana di Pediatria, un odontoiatra, un dermatologo, insomma una serie di medici per capire insieme quali sono le necessità, perché la galenica deve veramente coprire i vuoti dell'industria, cioè deve arrivare dove l'industria non arriva. Non abbiamo mai pensato e non deve, nessuno deve pensare un'alternativa al prodotto industriale che c'è. È la possibilità di dare al paziente il farmaco migliore quando un farmaco industriale non c'è. Quindi con i medici il percorso che abbiamo già aperto, ma insomma portiamo sempre avanti, è discutere con loro quali sono le reali necessità
del clinico, in modo che noi sappiamo quali sono le necessità del clinico, il clinico sa che noi siamo in grado di preparare questi prodotti e quindi li può prescrivere con più tranquillità. Il tutto, insomma, ci permetterebbe di creare il farmaco più idoneo in tutte le condizioni, quindi di fare la nostra parte nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Al 28 e al 29 febbraio a Bergamo ci sarà il settimo congresso nazionale di SIFAP. Invitiamo tutti voi, tutti coloro che fanno preparazione, gli esperti, ma anche chi vuole iniziare a partecipare. Ci saranno spunti interessanti sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista normativo e di sviluppo del futuro della galenica. Verranno anche dati i primi certificati ai primi farmacisti che hanno fatto il percorso di certificazione SIFAP. Vi aspettiamo.